Cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951, e delle cose che dico io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Amici miei, buongiorno. Ieri nel buongiorno vi ho dato appuntamento a oggi per raccontarvi bene la storia delle dimissioni. Bollito si dimette, dice, sono 50 volte che dici che si dimette. No, ma questa volta è stato preciso, però non vi voglio anticipare. La premessa è sempre la stessa, però. Oggi io sto registrando ed è giovedì. Le dimissioni di Bollito sono annunciate per sabato mattina, quindi mentre voi mi sentirete già saprete che si è dimesso. Bucce, panda, chiacchiere, morto, chiacchiero. Allora, però dobbiamo cominciare dall'inizio, se no voi non seguite tutta bene tutta la storia. Attenzione, è lunedì mattina, è fissata una riunione per richiesta, per la verità, da Savino Zaba, un bravissimo, come lo voglio chiamare, presentatore, showman, insomma, che io seguo sempre con molta simpatia, non solo per le sue origini di Cerignola, ma perché è bravo, oggettivamente bravo. Solo che è un po' ingenuo, si è fatto, cioè, infinocchiare, si è fatto coinvolgere, per generosità, si è fatto coinvolgere nel ragionamento del teatro Mercadante. Adesso, insomma, ha qualche perplessità dicendo: ma dove mi sono andato a buttare? Perché non trova riscontri nell'amministrazione. Quindi fissata questa riunione. La riunione viene fissata, attenzione a miei occhi, viene fissata per lunedì mattina al comune di Cerignola. Tutti gli invitati a questa riunione vanno al comune. Secondo voi Bollito dove è andato? O teatro? Ma che cosa da ridere! È andato a teatro! Il teatro sta chiuso. E questo si sa che sta chiuso. Stanno i lavori. Tra l'altro, lavori che risalgono. Vabbè, lasciamo bene. Raccontiamo il fatto, se no mi perdo. Allora il Bollito arriva col suo passo traballante e sacchiante in mezzo teatro. E aspetta 5 minuti, aspetta 10 minuti, aspetta un quarto d'ora. Insomma, è passato oltre un'ora, Bollito sta lì come un citrullo ad aspettare una riunione che intanto si svolge al comune. Al comune gli invitati stanno a aspettare a lui, che anche te stai in mezzo teatro come non usavamo. E insomma, non so a chi poi è venuta l'intuizione, ci vuoi vedere che è questa festa, questa idea per te? E lo vanno a prendere al Mercadante. Che stai a fare qui? Sto aspettando la riunione, sembra che qua da mazza ficcata nel culo. Camen, che stanno tutto municipio. Allora, arriva al municipio. Perché vi ho raccontato l'antefatto? Perché quando uno è d'età si fastidia, cioè mettete che ero io che ero andato al Mercadante, che dopo 10 minuti me ne avevo già asciutto, dice, non c'è stato, ma che me ne fregava da poco. Lui ha aspettato un'ora, vabbè. Ma si fastidia e si tocca i nervi. Questo toccamento di nervi ha determinato tutta una serie di conseguenze. Voi pensate in mano a chi stiamo noi? Uno che ha l'appuntamento al comune e va al teatro,
Poi se, se tocchi in nervo, perché ho stato teatro come non fesse per te. Di conseguenza, piglia il telefonino e sulla chat dei consiglieri comunali, alt, WhatsApp, gruppo, tutti i consiglieri comunali di maggioranza stanno in questo gruppo. Il sindaco scrive a questi consiglieri raccomandando che venerdì mattina, che sarebbe ieri per voi che mi sentite, ma che è domani per me che registro, non so dire, no mattina, pomeriggio, venerdì pomeriggio, io farò il rapporto alla città di tutte le cose che abbiamo fatto. Apro parentesi, tu vuoi raccontare alla città le cose che gli abbiamo fatto, quando fai un telegramma con tre parole e hai finito, cioè non ci vuole niente. Ma comunque lui dice che deve fare i discorsi aulici, insomma, che quando parla lui aspetta che risolgono i morti, che... bah, vabbè. E allora gli manda questa comunicazione reiterando l'invito a partecipare, l'importanza, sapete, dice, parla Gesù Cristo nel deserto, parla bollitaggio, la foto, per me, se voglio sentire che... Bambini, sono tutte fantasie dovute al bollimento. Succede che i consiglieri comunali di maggioranza ricevono questo messaggio, ma non se lo caca nessuno. Ripeto, a meglio, cioè non pensano proprio. Perché? E qua cominciamo a fare delle osservazioni politiche. Quando lo hanno candidato, io non candidiamo il magistrato, caca, so come no. Vanno al bagno, mangiano, cacano, pisciano, digeriscono come noi. Non è che i magistrati hanno tre palle, chiaro, sono maschietti, hanno due occhi, non ce ne hanno 22. Stanno quelli buoni, stanno quelli mezzo e mezzo, e stanno quelli loffi, come noi, come tutti. Vuoi avere questa idea che chissà che sono dei che camminano per la strada. Poi se vi faccio i nomi, bollito, lasciamo perdere. Convinti questi consiglieri comunali, chissà che affari che avevano fatto. Adesso in 2 anni e mezzo si sono resi conto che la materia è povera, che chi conta è il figlio, lui non conta niente, che si scorda le cose, che quando c'è un appuntamento al comune va al teatro Mercadante, quando c'è l'altro teatro Mercadante va al comune, insomma, quello è soggetto. Sconvolto, non equilibrato. E allora non se lo cacca nessuno. Nessuno gli risponde. Che sua onniscienza, sua luminosità, sua altezza reale si incazza e scrive ai consiglieri dopo che non ha è bello, mi piace, ma a voi non mi piace, ma mi piace, dopo che non l'ha cacato nessuno si incazza e scopre a quello non mi rispondo. Nella sua mente, quando lui si rivolge alla plebe, la plebe deve rispondere immediatamente al suo signore e padrone. Quelli manco per l'anticamera del cervello. Al che parte un altro messaggio da parte del bollito, nel quale si dice: io ieri l'ho chiamato, l'ho sputo in faccia ai consiglieri, li sputa veramente in faccia, perché gli dice che voi a me non mi meritate, voi siete strame, plebe, fango, siete terra terra, io volo alto,
fat cavolo alto è una fissazione senile. Comunque, più alto voli, più azzuppo, mo cagut. Io volo alto, voi pensate solo alle miserie, a me invece, voi potete immaginare come vomitava esaltazioni, io volo alto, la città che io immagino, voi pensate, certamente. Dall'altro, accusando i consiglieri di avere interessi miseri, miserrimi, e di essere interessati soltanto alle poltrone, quello è un garrote per la verità, però insomma no, è scostumatezza a dirlo. E in questo messaggio ai consiglieri lui dice: dato che voi siete così, siete plebagna, e dato che io sono l'altissimo illuminato, voi non mi meritate, sabato mattina mi dimetto. Sabato mattina. Perché sabato mattina? Perché venerdì faccio il rapporto alla città, la città tutta. Ma sotto qua lo studio sono le persone che si spingono per andare al comune, migliaia e migliaia e migliaia. Oh, chi so sempre chi? 50 cristiani. Che non devono che finire, venne a passare un pomeriggio. Va bene. Lui deve fare il rapporto alla città, quindi è sabato mattina, io mi dimetto. Oh, la pago i consigli, non l'ho pensato nemmeno in questa occasione. Mo ce ne veniamo, dico io a Bollizzi, tu sai che io faccio questa trasmissione, la registro giovedì. Si sa, l'ho detto tante volte. Scusa, perché ti voglio mettere un sabato, che non venga a sapere più. Devo registrare al buio, faccio una diretta a rete unificata, non per carità di mese. Oh, Maccaron, che te ne metto tu, che te ne metto. E dopo per carità di mese, già stiamo in chiusa, in dana cagiolo. Hai finito, mamma, per piacere. Allora, vedete, io sono sempre a rischio di tutto. Perché registro sempre in anticipo. Mi puoi smettere? Buonezza da me. Oh, povera te! A te e a chi che se ne vanno a prinsetto di quattro fesse. Parlo prima e ve lo dico, non si dimette niente, che si deve dimettere, ma va. Uno la lisce, Francesco, che bella capigliatura che tieni, tu sei bravo, tu sei più bello, tu sei più buono, tu non ci puoi lasciare. Antonello Suma ha detto queste cose. Piaffusciamo col massaggio cutaneo. Bravo Antonello, bravo, ha fatto una carriera politica da aspirante. Amare tutta, sciambista di Bonito, va bene. Contento lui, contento tutti, bravo Antonello, e viva l'Italia, e viva il Partito Comunista. Che cosa dobbiamo fare adesso? Restiamo così, che trasmissione abbiamo fatto? Che ne sei? Si dimette. Una volta mantiene la parola che ha dato, io non ci credo. Quando uno è coerente, perché è coerente, dice fessere. Con coerenza, dall'inizio del suo mandato fino a mo, sarà 220 volte che ha minacciato di dimettersi, non si dimette. Personalmente, sapete come la penso? Oste, a fe un bacione, se a ste fino all'ultimo giorno, ti devi coprire di ridicolo fino all'ultimo giorno, perché se si dimette oggi, un domani che uno dice scusa, bolle, è un stadio da ste, uno può sempre dire ma guardi, io mi sono dimesso perché io volavo alto, loro strisciavano basso e non ci siamo mai incontrati, se no facevo lo stadio. No, una rumane che alla fine di 5 anni ti dobbiamo domandare lo stadio dove sta? La città nuova che tu dovevi inventare, dove sta? Oppure terra a terra, il commissariato di prima categoria, dove sta? La lotta agli spacciatori, dove sta? Che dove fa la lotta agli spacciatori? Mo torniamo a quel discorso.
di quel poveretto dell'egiziano che si faceva, si fumava una canna, ho stato 3 giorni in galera. Se in Italia tutti quelli che si fumano una canna vanno in galera per 3 giorni, stiamo larga in questo paese, stiamo molto larghi, stanno tutti in galera. Va bene. E se poi, io dico che non si dimette, se poi si dimette realmente, vediamo che ha fede, facciamo una festa, facciamo un collegamento diretto, facciamo, ma vediamo, diciamo, io parlo con l'emittente e vediamo, insomma, perché dovete sapere che noi facciamo numeri importanti, sembra strano, però facciamo numeri importanti e c'è gente che ci segue pure da fuori paese, quindi quelli di fuori paese non lo sanno poi realmente che sta succedendo, stanno appazzaccate le notizie che do io, quindi bisogna tenerli aggiornati. Voglio darvi un altro particolare. Nel frattempo che Bollito mandava questi messaggi, questo per farvi capire come, diciamo, il polso della situazione ce l'hanno tutti, pensate, la figlia del giudice, Maria di Bisceglie, che ha letto il messaggio mandato ai consiglieri, non quello delle dimissioni, quello prima, gli ha scritto nella chat della giunta. La giunta sta nella chat dei consiglieri, ma i consiglieri non stanno nella chat della giunta. Allora Maria Maria ha scritto dicendo: Francesco, la bufonesce non sotto i consiglieri, che ieri ci ha mandato un invito, che sono 3.500 euro, quanto pigli là? La di Bisceglie pigli più, pigli quasi 4.000 euro al mese, sono 4.000 euro al mese, chi te estrave? Se chi non alza la mano, 4 mail ogni mese, la zii, finisce, di Bisceglie notoriamente sono molto, come dire, attenti, capisci a me, attenti, capisci che significa al denaro, molto attenti, attentissimi. Questa viene una lezione che viene dal babbo e si trasmette a tutti i figli. Gli ha scritto la di Bisceglie, si finisce, dici parola a chi ti poverito, che chi ti calza la mano. Peggio che andare di notte, perché le offese ai consiglieri si sono estesi anche alla giunta, che non è in grado di seguirlo in questo suo volo alto, alto volo, fino ad umane, do cagni piccione, deste Bollito, a quell'altezza, diciamo, altezza cacca di piccione, bah. Osservazioni amministrative rinviate, stiamo nell'incertezza, che vi posso dire? Tanto è vero che domani vi voglio parlare delle elezioni europee, così usciamo da pene e da affanni, perché parlare adesso senza sapere se questo si dimette o non si dimette, non si sa. Dice avvocato, una curiosità a disposizione, ma tu tutti questi cazzi come fai a sapere? Allora signori, cerchiamo di capirci, questa gente, parlo sia dei consiglieri che degli assessori, non è fedele a un'idea, a una politica, non è fedele nemmeno agli uomini che li rappresentano. Ognuno gioca la sua partita personale e nell'ambito della partita personale c'è anche la diffusione di tutte queste notizie. Mi spiego ancora meglio. C'è qualcuno che è nemico di Bollito, che sta nella maggioranza e che sta nella giunta.
E quando succedono queste cose che mettono in ridicolo il sindaco, più di quanto sia ridicolo già di per sé di natura, si preoccupa di farmelo sapere. Questa è una cosa che la devo raccontare all'avvocato. Ma secondo voi, uno che sta nella giunta o uno che sta nel consiglio dalla parte della maggioranza, o tutte e due, uno della giunta e uno del consiglio, che mi vuol far arrivare queste notizie, che fa? Mi telefona, dice: pronto Franco, sono Tingo Pallino. Poi lo sanno che io il giorno dopo lo dico, non è che mantengo i segreti. Che segreti? Tu mi hai telefonato e mi hai detto questa informazione. Allora come succede? Ve lo voglio dire. Si fa, come dire, la triangolazione. Allora, io facciamo conto, io sto nella giunta, uno dei maschietti della giunta. Voglio far sapere questa cosa a Franco Metta che sta là, alla punta della scrivania. Non posso dirglielo direttamente. Allora, che faccio? Glielo dico a uno che glielo dice a un altro che è sicuro che glielo dice a Franco Metta. E io le vengo a sapere queste cose. Dice: no, prima di te ha scritto... No, Cirulli ha accennato a queste cose, sapeva le cose che ho detto, ma non le ha scritte, perché lui è prudente, è sempre prudente, ma non dice le cose esattamente come gliele vanno a riferire. E comunque c'è un assessore che gli riferisce tutto e per tutto. Lui poi scrive parzialmente qualche cosa, non tutto, perché deve sempre avere l'espressione feroce, però diciamo che alla fin fine ricordiamoci che è sempre stato il dipendente del bollito. A proposito, Visca scrive, lettori pochi, scrittori assai, una curiosità, ha fatto la causa? Ciro, a me gli occhi, hai fatto la causa contro Bollito? No, per chiudere il cerchio, no. Amore, indifferenza, odio, contrapposizione. A me mi hanno detto che hai fatto la causa, però lo vorrei sapere. Io, di te e di lui, me ne frego altamente. Lo vorrei sapere per dirlo alle persone, visto che tu non l'hai raccontato. Se gli hai fatto causa, credo che sia una notizia che possa avere una qualche rilevanza. Quindi come ci lasciamo? Ci vediamo domani. Io domani faccio finta che non so niente. Parliamo delle elezioni europee. Roba di 10 minuti. Dopodiché aspettiamo. Voi già avete una fortuna. Mi sentite sabato e già sapete se ha mantenuto o meno la parola, se si è dimesso o no. Se si è dimesso, mi c'è gnucchi. Non si dimette, non mi preoccupate. E non chiacchierò. Ucchia mia, state per voi. Mangiare!